Nel video precedente abbiamo visto come viene fuori l'espressione dell'energia potenziale gravitazionale, viene fuori automaticamente dal calcolo del lavoro della forza peso. Allo stesso modo, non lo svolgiamo, ma calcolando il lavoro della forza elastica nel caso in cui uno abbia una molla, alla fine del calcolo del lavoro verrebbe fuori un'espressione di questo tipo, cioè un mezzo la costante elastica per l'allungamento o l'accorciamento al quadrato all'inizio, quindi in posizione A, meno un mezzo la costante elastica per l'allungamento o l'accorciamento al quadrato alla fine, cioè in posizione B. Anche in questo caso viene fuori automaticamente l'espressione dell'energia potenziale elastica della molla. Infatti basta chiamare energia potenziale elastica della molla, l'espressione 1 mezzo costante elastica allungamento o accorciamento al quadrato e calcolare questa energia potenziale elastica prima in A nel punto iniziale e poi fare meno il valore della stessa espressione in B, la posizione finale. Ora, cosa accade se noi, tornando alla forza peso, ci allontaniamo troppo dalla superficie terrestre? Accade che quando andiamo a fare il calcolo del lavoro, che fa la forza di gravità su un oggetto che si sposta e sale per esempio in alto, quando andiamo a fare quel calcolo non possiamo più considerare costante la forza di gravità. Prima avevamo detto che era necessario considerarla costante per poter usare questa formula e il campo di gravità, in modo particolare sulla superficie terrestre, valeva questo valore qua. Però sappiamo che se ci allontaniamo troppo dalla superficie, il campo gravitazionale diventa più debole. Quindi non possiamo più considerarlo costante. E anche la forza peso quindi diminuirà di intensità allontanandosi dalla superficie. Allora in questo caso si dimostra, ma i calcoli non li facciamo vedere, che calcolando il lavoro della forza di gravità, che la forza di gravità fa su un oggetto che si sposta da A a B, il risultato al termine dei calcoli è una certa espressione da calcolarsi in A meno la stessa espressione da calcolarsi in B, cioè questa formula qua. Qual è quella certa espressione che va calcolata prima in A e poi in B? È questa. È l'espressione generale corretta, esatta, dell'energia potenziale gravitazionale, che quindi non è più mgh. Mgh è solo un'approssimazione dell'energia potenziale gravitazionale, approssimazione valida a ridosso della superficie terrestre, quindi a quote molto basse. La formula corretta invece è quest'altra, meno g, costante di gravitazione universale, per m, la massa della Terra, per m piccolo, la massa dell'oggetto, diviso r. R è la distanza tra l'oggetto e il centro della Terra. Un tipico errore degli studenti, è che prendono r come quota, cioè la distanza tra, l'oggetto e la superficie terrestre. Quindi confondono r con h. Invece r è la distanza tra l'oggetto e il centro della Terra. Il calcolo di questo lavoro è complicato perché la forza di gravità, è una forza non costante se ci allontaniamo dalla superficie, in quanto questa forza di gravità diminuisce. Comunque alla fine viene fuori questa espressione che ci indica appunto qual è l'espressione della, energia potenziale gravitazionale, questa. Ora vediamo qual è la relazione tra, l'espressione esatta dell'energia potenziale gravitazionale e l'espressione approssimata che vale soltanto a ridosso della superficie, cioè questa, nel caso in cui la quota sopra la superficie sia molto minore del raggio della Terra. Quindi le basse quote vuol dire che noi ci allontaniamo dalla superficie della Terra per una distanza molto minore, h, molto minore del raggio terrestre, R maiuscolo. Per esempio, se noi ci solleviamo anche di 1-2 km, il raggio della Terra sono 6.400 km all'incirca, quindi 1-2 km rispetto a più di 6.000 è una quota molto bassa. E quindi possiamo utilizzare senza problemi questa formula MGH, formula approssimativa. Per capire la relazione che c'è tra queste due formule, cioè la formula esatta e quella approssimata, facciamo il grafico della formula esatta. Al variare della distanza dal centro della Terra, quindi di questo r, ci chiediamo come cambia l'energia potenziale gravitazionale esatta, che è un'espressione del tipo, una funzione del tipo meno una costante diviso la distanza. Quindi
Quindi già capiamo che è una funzione tipo iperbole. Infatti, più noi ci allontaniamo dal centro della Terra, noi o il sasso che stiamo prendendo in considerazione, quindi più aumenta R, più diminuisce l'energia potenziale gravitazionale, diminuisce come valore in modulo, cioè diventa più piccola in modulo, però è negativa. Se non ci fosse questo segno negativo, l'andamento di questa funzione al variare di R sarebbe un ramo di iperbole messo in questo modo qua. Un ramo, l'altro ramo sarebbe nel secondo, anzi nel terzo quadrante, qua giù, ma questo secondo ramo non ha un significato fisico dal momento che le distanze R possono essere solo positive, le distanze tra l'oggetto e il centro della Terra. Quindi non ha senso immaginare di spostarci a sinistra nel grafico, perché queste sarebbero distanze negative. Quindi l'unico ramo di iperbole che ha significato fisico sarebbe questo, che vale per le distanze positive. Questo ramo di iperbole nel primo quadrante sarebbe la funzione iperbole nel caso in cui questo meno non ci fosse. Con il segno meno, questo ramo di iperbole viene ribaltato nel quarto quadrante. Quindi è questo il grafico della funzione meno costante diviso R. È del tipo y uguale meno costante diviso x. Ora immaginiamo un oggetto che si trova sulla superficie della Terra, quindi a distanza dal centro pari al raggio terrestre R maiuscolo. Lì la sua energia potenziale gravitazionale si trova su questo ramo di iperbole e è questo valore qua esattamente. Quando l'oggetto si solleva dalla superficie terrestre di una certa quota h, l'energia potenziale gravitazionale del sasso aumenta, cioè diventa meno negativa, perché questo valore si sposta in alto sul ramo dell'iperbole. Quindi cresce l'energia potenziale gravitazionale, cioè diventa meno negativa, passa da questo valore a quest'altro, quindi sale qua. Allora, l'espressione approssimativa dell'energia potenziale gravitazionale consiste nell'approssimare questo tratto di iperbole con una semiretta, la semiretta tangente in questo punto, cioè sulla superficie terrestre. Infatti, se noi ci allontaniamo poco dalla superficie terrestre, non come in questo disegno, che è già molto, ma molto meno, tipo 1, 2, 3 km, ricordiamo che il raggio della Terra è più di 6.000 km, quindi ci allontaniamo e ci solleviamo dalla superficie terrestre pochissimo. Allora, questa semiretta tangente al ramo di iperbole rappresenta un'ottima approssimazione del ramo di iperbole, cioè possiamo confondere il ramo di iperbole con la semiretta tangente, cioè far finta che l'energia potenziale gravitazionale non sia un ramo di iperbole, quindi meno gmm su r, ma sia una funzione che cresce linearmente. Quindi questa semiretta è mgh, infatti cresce con h. Quando io mi sollevo h aumenta e quindi cresce linearmente lungo questa semiretta tangente, cresce linearmente l'energia potenziale gravitazionale. È chiaro che questa approssimazione però smette di essere valida quando io mi sollevo troppo dalla superficie della Terra. Per esempio, se io arrivo fino a questo punto, ecco, ho ingrandito, se io arrivo fino a questo punto, mi sono sollevato parecchio e vedo che a questa quota la semiretta mi dà un valore di energia potenziale gravitazionale molto diverso dal valore che invece si trova sul ramo di iperbole. Quindi a questa quota è troppo grande, non posso più approssimare la semiretta e il ramo di iperbole, cioè non posso più confonderli. Invece posso fare questa approssimazione a piccolissime quote. Ecco qui la quota che cresce. Se io rimango a piccole quote sopra la superficie terrestre, mgh è un'ottima approssimazione della formula esatta, meno gmm su r.